Allora, per definire la pigrizia mia, la mia pigrizia. Brava. Allora, questo lo aggancio qui. Primo esercizio, Monica. Allora, posso sedermi al tuo posto? Ma proprio fantastico. Sì. Ok, allora ti devi sdraiare. Ricorda che tu sei un po' alta, quindi porta i glutei avanti. Qua. Fino a sentire le spalle belle appoggiate e c'è anche un poggia testa. Ecco, questo è perfetto per me che con questo collo, sapete, io ho un po' di problemi al collo, mi gira spesso la testa proprio per i problemini di cervicale. Brava. E poi anche... Ah, okay. Questo non l'avevo visto. Capito, amiche? Possiamo farlo anche... E questo ci sostiene proprio come un cuscinetto... Proprio sostiene, sì, tutta la zona del collo. Del collo. Bene, adesso, okay, metto i piedi primo qui. Esercizio, sì, io direi di... ricordiamoci di partire quasi sempre dai piedi, perché i piedi sono la base del nostro corpo, okay, sempre. Quindi dobbiamo riscaldare e lavorare sui piedi, sulle caviglie, sulle gambe, sull'addome e poi piano piano a salire. Ok. Allora, se tu metti, guarda, appoggi bene i piedi così, porta le braccia lungo i fianchi. Lungo i fianchi. Ricordiamoci il controllo e una buona respirazione diaframmatica. Okay, ok, che cos'è? È quella... Respirazione, stendo le gambe normalmente, così. Brava, e piegale. Bravissima. Ok, stendi le gambe e piega. Allora, questo è proprio... l'esercizio un movimento basico. Facile, direte voi a casa, ma io invece vi dico che sento già bruciare. Qui, poi qui dietro, tutta questa zona qui e il gluteo. Non solo il gluteo questo, ma anche qui. Qui che cosa c'è? Allora, detto in maniera che sanno tutti, si chiamano le culotte de cheval. Le culotte de cheval, le più formose, però insomma è un punto che piace un po' a tutte snellire, no? Guarda, nella stessa posizione lavoriamo anche un pochino con l'interno coscia. Quindi faccio guarda, così. Basta fare, torna, torna, appoggia i talloni verso l'esterno. Così. Bravissima. Apri un pochino le ginocchia e fai la stessa cosa, stendi e piega. Perfetto. Ecco, infatti immediatamente il bruciore si sposta. Rimane qui, certo, qui, però comincia a bruciare anche tutta questa parte qui. Bravissima. Che normalmente noi sottovalutiamo, bello tonico, fa apparire proprio la gamba più lunga, più snella in generale, però è proprio bello da vedere, un bel interno coscia tonico, certo, con il suo muscoletto al posto giusto. Poi, come ti ho detto, da qui possiamo partire e passare un pochino più in alto. Allora, a questo punto io ti direi di prendere questi. Sì, e qua resto ferma. Guarda, con le gambe. E facciamo lavorare le braccia. Le braccia, okay, fammi vedere come. Guarda. Allora, portiamo le ginocchia al petto. Vieni, okay, qua, così almeno scarichi ferma la schiena. Scarichi, okay, bene la schiena, non hai... Saltelli. E saltello. Allora, saltello come facevo da piccola, però io lo faccio per un minuto.